distratto, dove te ne vai? Mi perdo e non rincorro la felicità. Bel tempo è quello che volevi, ma proprio il sole non è sempre una favola. Aspetti tutto il giorno, ma non puoi aspettare. Aspetti tutto il giorno, ma cazzo, datti da fare. Chissà dov'è la mia realtà, chissà se è lì la libertà. Ah, where I'm living on my own, dun dun na, dun na, dun dun na, dun na, dun dun na, dun na, dun dun na. Lo squalo non dorme mai. Almeno non come dormiamo noi. Gli squali non si possono mai fermare. Gli squali devono sempre avere l'acqua in movimento intorno alle branchie per respirare e ricevere l'ossigeno. Gli squali respirano soltanto se si muovono. Uno squalo, se non dorme, non si stanca. Una persona, se non dorme, si stanca. Più che fisicamente, si stanca mentalmente, perché non sogna. Se una persona non sogna, aumentano le domande. Se una persona non sogna, diventano più grandi i problemi, i dubbi, le ossessioni. C'è gente che non dorme mai, poi dorme una settimana di fila e poi di nuovo non dorme mai. Non si dorme per tanti motivi, magari una persona ha sonno ma ci sono gli incubi a tenerla sveglia o la sensazione di perdere tempo. C'è una cosa che non si sa ancora bene che cos'è. Si chiama disturbo da stress post-traumatico. Le persone che hanno il disturbo da stress post-traumatico hanno problemi a dormire. Il disturbo da stress post-traumatico ce lo hanno spesso i soldati che se lo prendono per le cose che succedono lì. Ma oggi sempre di più anche i civili e gli infermieri che se lo prendono per le cose che succedono qui o per le cose che non succedono. Il disturbo da stress post-traumatico è uno stato della mente che non ti fa stare sveglio e non ti fa dormire. Il disturbo da stress post-traumatico ti fa fare gli incubi ad occhi aperti o quando ti stai per addormentare così gli incubi sembrano veri. Il disturbo da stress post-traumatico di solito viene dopo un incidente, dopo che secondo il cervello dovresti essere morto. Ma il disturbo da stress post-traumatico delle volte viene anche per dei motivi che non si sanno. È una cosa che non è né presente né passata, è una cosa del sistema nervoso. Il sistema nervoso è come un polipo, una medusa, diciamo, che è dentro di noi e che ci fa muovere con l'elettricità delle cellule. Il sistema nervoso è l'insieme degli organi e delle strutture che permettono di trasmettere i segnali tra le diverse parti del corpo e di coordinare le sue azioni e funzioni volontarie e involontarie, sia fisiche che psicologiche. Il sistema nervoso ha a che fare con i riflessi sono una cosa involontaria. Bu! Se io ti faccio bu e tu ti spaventi è una cosa involontaria. I ricordi sono una cosa involontaria. Il disturbo da stress post-traumatico incastra il tuo sistema nervoso a dei ricordi di merda. I ricordi di merda incastrano la tua coscienza al tuo sistema nervoso. Molti di quelli che hanno il disturbo da stress post-traumatico si suicidano. Una persona che non dorme beatamente per anni non sogna. Se non sogna, non fa neanche gli incubi. Gli incubi escono dalla testa. Gli incubi entrano nella realtà. Gli incubi invadono la realtà. Però se non dormi sei stanco. Ma se dormi troppo, poi magari ti svegli che c'hai le corna. Il diavolo ha le corna.
Al diavolo non sta bene mai niente. Il diavolo dal greco significa anche separatore. Se non dormi, separi sempre di più il sogno dalla realtà. Il diavolo arriva quando ti dividi. Quando dividi te stesso da quello che dici da quello che pensi da quello che fai da quello che senti da quello che sei. Ma il diavolo arriva anche quando dividi te stesso da un amico o da una persona che si fidava di te o da qualcuno che ami o quando quella persona si divide da te, quando sei debole, malinconico, ignorante o superficiale. Al diavolo non interessa niente di chi è la vittima, il carnefice, perché quando meno te lo aspetti posso avvertire tutto. Poi, come il Robin Hood di Fantozzi, ruba ai ricchi e dà ai poveri. Torna dal povero diventato ricco e ridà al ricco diventato povero. Ma il diavolo non è un materialista. Sfrutta il nostro materialismo. È forte quando non ti riconosci allo specchio, quando ti guardi e ti sembra che dietro ai tuoi occhi c'è qualcuno a guardarti, a prenderti in giro, che c'è sempre stato, che ti ha sempre preso in giro. Aspettava soltanto oggi. Aspettava solamente questo momento brutto. E di quello che senti non importa niente a nessuno, perché l'importante è quello che vuoi. Se non sai che vuoi, fai perdere tempo a te stesso e agli altri. Se non sai chi sei, fai perdere tempo a te stesso e agli altri. Il cervello è perfetto, sei tu il problema. Tu dipendi dal cervello e da come lo usi, perché l'importante è come lo usi. Il diavolo si nasconde nel cervello. Il cervello è Dio. Sei tu il tuo Dio. Non esiste altro Dio all'infuori di te. Il diavolo divide e si nasconde dietro i muri invisibili del cervello. I muri sono sempre più invisibili, sempre più opprimenti. Se un muro non si vede, io non so che muro rompere. Un muro invisibile è un muro indistruttibile. Gli unici limiti che abbiamo sono quelli che noi ci poniamo. L'indifferenza è un muro invisibile e indistruttibile. Dall'altra parte c'è l'inferno. L'inferno mi fa il solletico. L'inferno è divertente, il paradiso è noioso. All'inferno si balla. Che fai? Non balli. Work. Work it. Work it good, work to be a winner, beat yourself, love yourself. L'inferno mi fa il solletico, muoio da ridere. Ha, 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 ha. Do you wanna know how? From Monday to Friday, Friday to Sunday, I love it. I work. So when I say come on, I mean come on. You've got to work with me. Now, I don't want to see any fake ass workers. I need real builders. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners, work it good. Sweat. Sweat to be a winner. I wanna smell you. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you. Even from far away. I wanna smell you. Yeah, I wanna feel you. So I can know if you're a winner, baby. Baby. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners, work it good. Sweat. Sweat to be a winner. How does that feel? Tell me, how does that feel? Is sweat dripping down your balls? Well, you're not a winner yet. But come on. But come on. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Winners, work it good. Sweat. Sweat to be a winner.
cosa può spingere una persona ad intraprendere un viaggio di sola andata verso l'ignoto? Come Ulisse, come Dante, come Bruce Willis in Armageddon. Sentirsi un eroe? Ma che cos'è un eroe? Cosa definisce un eroe? Sapere che si andrà inevitabilmente incontro alla morte? O vincere, trionfare, ma sapere che non si potrà mai godere della gloria della propria impresa? Solo un 25enne di Conegliano Veneto poteva decidere di mollare tutto e andarsene a vivere su Marte. I Veneti e quel loro rotacismo di merda, no? E Arena di Verona, sì, mi piace bere, tornare a casa e picchiare la mia amorosa, eh? Io già me lo immagino, questo campione che si sveglia la mattina. Si staranno mica le mattine su Marte? Beh, si sveglia, no? Si stiracchia un pochettino. Guarda fuori dall'oblò della sua cabina pressurizzata a 20 metri cubi questa landa desolata rossa che lo attenderà per il resto dei suoi giorni e esclama: buongiorno Marte! Il suo nome è Pietro Aliprandi. A 25 anni, appena laureato alla facoltà di medicina di Treviso col massimo dei voti, è l'unico italiano tra i 100 selezionati per la missione Mars One. Obiettivo di questa missione: colonizzare il pianeta Marte sotto gli occhi delle telecamere. Si tratta però di un viaggio senza ritorno. Sì. Una missione di sola andata verso l'ignoto. Come Ulisse, come Dante, come Bruce Willis in Armageddon. Io che facevo a 25 anni? A 25 anni, quindi ormai 5 anni fa, venivo ammessa in una delle scuole di recitazione più rinomate d'Italia, al termine di ben 3 fasi di selezione. Eravamo partiti in 800 più o meno, vabbè 800 non è 200.000 però, e mi trasferivo a Roma, sì, a Roma, non su Marte, a 400 chilometri da casa mia, non a 254 milioni di chilometri dal mio pianeta, dalla mia specie, cioè voglio dire a Natale mi fosse venuto un momento di magone, avessi voluto vedere mia madre, mi sarei messa su un Frecciargento, in 4 ore sarei tornata dalla mia famiglia e dai miei amici. Sarei arrivata a casa, avrei mollato le valigie all'ingresso, avrei detto: oh, sono tornata, sta qualcuno? E non mi avrebbe risposto nessuno. Poi sarei andata in salotto, avrei trovato mia madre seduta sul divano a leggere un libro, Guagliotto Madadis, poi c'è una rasponne, eh? E vicino a lei il gatto rosso, acciambellato a dormire Gigi, detto pappone. E nella vecchia madia di legno di mia nonna il presepe con tutte le statuine, le lucine colorate, vicino all'albero, con le palle che abbiamo comprato nei vari viaggi, alcune bellissime, altre... E su Marte si può fare l'albero? No. Vabbè, però il presepe si può fare. No. Mi posso mangiare le cartellate di mia nonna su Marte? No. Ah, non posso? No. No. Allora, io mi chiedo cosa possa spingere un ragazzo di 25 anni che si è appena laureato, cazzo, vorrà fare la baldoria, no? No, invece ad intraprendere una missione suicida come questa. Sì, ho detto proprio suicida. E dico suicida perché i pronostici sulla sopravvivenza di questi poveri coloni su Marte sono tutt'altro che ottimisti. Eh già, pare infatti che il ritorno di questi coloni sulla Terra, oltre a richiedere dei tempi lunghissimi, signora, ci vogliono solo 7 mesi per arrivare su Marte, ma ci pensate? E enormi risorse economiche, sempre una questione di soldi nella vita, non sarebbe possibile, in quanto l'esposizione del nostro corpo alla gravità di Marte, che per chi non lo sapesse pari a un terzo di quella terrestre, provocherebbe un deterioramento della massa ossea e muscolare. Tutti scienziati stasera, vero? Vedo delle facce proprio occhi a panda, non vi preoccupate che c'è la porta che ve lo spiega. E per farlo mi avvarrò dell'aiuto della mia soubrette, ballerina nonché amica preferita, la Sofì. Vieni avanti, amore. Ma vogliamo fare un bel applauso alla Sofì? Basta! A
Allora, adesso vi farò vedere che cosa succede se noi su un corpo meraviglioso come quello della Sofia, signori, è una ragazza che fa tanto yoga, tanto sport, lo vedete, tutto tonico. Amore, puoi fare un giretto che facciamo vedere il culetto? Vabbè, dai. Allora, che cosa succede se noi su un corpo del genere gettiamo, proprio scagliamo, lanciamo una gravità pari al 38% di quella terrestre? La prima buona notizia per noi un po' in sovrappeso è che su Marte pesiamo meno del 60%. Cioè, per me questa è una grande, cioè, niente più senza latine, la dieta, la tisana oreica, la cazzo della Ducan. Cioè, vado su Marte e sono un figurino. Vabbè, ovviamente per Sofia questo non è un problema. Allora, che cosa succede se noi su Marte cerchiamo di fare un movimento ordinario, no? Che facciamo tutti i giorni, cioè chiudere con un colpetto del piede il forno caldo, incandescente, dove abbiamo appena fatto una bella torta di mele per il nostro fidanzato che comunque ci ha lasciato. Sto pezzo di merda. Vabbè, Sofì, facciamo vedere che cosa facciamo sulla Terra. Sulla Terra il movimento è questo. Benissimo, perfetto amore, grazie. Se invece cerchiamo di fare la stessa cosa, ma su Marte, il risultato è questo. Ah, Carlo Fracci, signori! Meraviglioso, perfetto. Se invece vogliamo fare un altro movimento, tipo un improvviso cambio di direzione perché, oh cazzo, mi sono scordato il telefono dall'altra parte, qualcosa sul fuoco, un bel fidanzato col cazzo dritto così che vuole farsi una trombata, una roba del genere, che cosa facciamo sulla Terra? Questo. Esatto, chiaro, no? Abbastanza elementare, semplice. Se invece cerchiamo di fare la stessa cosa, ma sul pianeta Marte, facciamo così. Una pirouette! Facciamo un altro applauso alla Sofì, che è stata bravissima! E basta! Mamma mia, tesoro, puoi andare a sederti? Cioè, al tuo posto, a sederti magari. Siamo in piedi. Bene, allora, che cosa significa questa cosa? Mi dici, ma Porzia, ma veramente? Ma posso diventare la nuova Étoile del Bolshoi? Eh? Il nuovo Roberto Ball? Ti piace? Assolutamente no. La cosa è che, essendoci una resistenza al movimento molto minore rispetto a quella che abbiamo sulla Terra, il nostro corpo comincia proprio a deteriorarsi, capito? Proprio a diventare più simile a quello di a un cazzo moscio, per intenderci, ho capito che sul sesso ci intendiamo tutti quanti, eh? Maledetti. Vabbè, e quindi, a parte che ci sono dei cervelloni dell'MIT che sostengono che questi poveri coloni avrebbero solo 68 giorni di vita prima di morire per asfissia. La prima cosa che mi viene da pensare è che a spingere Pietrone agli prandi sia la voglia di diventare famoso, no? Sì, ma non famoso come questi del GF VIP, come Soleil Sorg, Delia Duran, Alex Belli, no, ma proprio un eroe tipo Sergio Mattarella, un supereroe, uno di quelli a cui dedicano le strade, le piazze, le scuole, le sale convegni. Capì? La sala conferenza Pietro agli prandi, morto perché si è sacrificato per il bene dell'umanità. Capito? Come Goku, come Iron Man, come UFO Robot! UFO Robot, UFO Robot, UFO Robot, UFO Robot! Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole fra le stelle, sprinta e va! Alla domanda! Se fosse davvero pronto a lasciare tutto! Il giovane ambizioso Aliprandi risponde! Non potrei trovare nulla di altrettanto importante da fare, ma neanche in un'intera vita sulla Terra. E la famiglia, la fidanzata, gli chiede ancora l'intervistatore. I miei genitori sono molto orgogliosi di me. La mia ragazza invece non vuole sentirne parlare. Ma io sento che il mio destino è fare qualcosa di grande per me, intendo. E più avanti, alla domanda, cosa la motiva? Il giovane ambizioso 25enne triestino risponde. Voglio essere il primo, perché solo del primo astronauta su Marte si avrà memoria eterna. Beccato. Preso. Tana per Pietro Aliprandi, che avevo detto io? Che avevo detto? Cerca notorietà televisiva, cerca il successo, cerca la fama. Sì, ma una fama è un successo che non si potrà mai godere. Signori, questo significa essere degli eroi? Sacrificare la propria vita in nome di un bene supremo, di un fine superiore? Ecco, il mio pensiero va subito a mia madre. Mia madre si chiama Maria,
come la madre vergine di nostro Signore. Ora, mia madre lavora come un ciuccio da fatica e accudisce mia nonna, che ormai ha 90 anni, ogni giorno della sua vita. Il che significa che sono rare, rarissime le volte in cui riesce a venire a trovare me e mia sorella a Roma. Di solito arriva il sabato pomeriggio e va via la domenica, dopo la messa delle 11. Il primo pensiero di mia madre, appena varca la soglia di casa mia a Roma, è sistemare scrivanie, scomparti della dispensa, stipi della cucina, reparti del frigorifero, fare enormi lavatrici, ripalare piccoli guasti, ripensare il sistema di raccolta differenziata sul balcone. Al mio rientro a casa io apro la porta. No, non è casa mia. Torno indietro, vado giù, leggo sul citofono. No, Martinelli, cazzo, casa mia. Risalgo, riapro la porta. Mamma, ma che cazzo è tutto questo per dire cosa? Per dire che al termine di queste nemmeno 24 ore di tempo, io mia madre non l'ho vista. No, no, l'ho vista. Con un paio di guanti gialli e uno scoppettone in mano, intenta scrostare dai residui di merda il WC. Va via ancora più stanca di come era arrivata e senza aver avuto 3 secondi di tempo per sedersi con le figlie sul divano e fare discorsi del tipo: Ilaria, sei fidanzata? Sì? No? Ah sì? Come si chiama? Che fa nella vita? Marta, l'ultimo bel film che hai visto al cinema? Sì, mia madre parla come Pietro Aliprando. L'ultimo bel film che hai visto al cinema? Dice che così sente di aver dato il suo contributo. Una domanda a questo punto mi sorge spontanea. Chi cazzo te l'ha chiesto? Chi? Io agli eroi vorrei chiedere questo. Chi cazzo vi ha chiesto di salvare il mondo? Chi cazzo me l'ha chiesto? Chi? A 25 anni Pietro Aliprandi voleva andare su Marte. Ora, su un articolo del 26 luglio del 2016 del Messaggero si leggono testuali parole. Ero intenzionato più che mai a partire, ma non riuscivo a immaginare per me un futuro senza Elena. A 25 anni Pietro Aliprandi voleva andare su Marte. Sempre a 25 anni, sempre Pietro Aliprandi, rinuncia a partire per amore. Sì, e adesso chi se lo prende questo one way ticket to Mars? Scusa. One way ticket to Mars, baby, I got a one way ticket to Mars. One way ticket to Mars, baby, I got a one way ticket to Mars. One way ticket to Mars, baby, I got a one way ticket to Mars. One way ticket to Mars, baby, I got a one way ticket to Mars. One way ticket to Mars. Io non so fare niente, sul serio, no, non ho nessun talento. Le persone mi guardano sempre con occhi carichi di aspettativa, ma voilà, sorpresa, non so fare niente. Se fossi una sorpresa in un uovo di Pasqua, sarei una di quelle statuine che non hanno lo scopo di fare niente, devono stare lì, ferme, non hanno nessuna funzionalità specifica. Il loro manuale d'uso è praticamente una loro foto che le ritrae nella loro irrimediabile immobilità. Ecco, io sono così. Ogni tanto mi cimento in qualcosa di nuovo, come un nuovo hobby, tipo il canto, il ballo, cerco di imparare una nuova lingua, ma dopo un po' capisco che non è la mia strada e abbandono. I miei genitori, forse fin troppo consapevoli della mia mancanza di talento, mi hanno tirato su bombardandomi di stimoli come gli aerei su Hiroshima e Nagasaki, solo che il Giappone si è ripreso, io ancora no. E sono uno di quei bambini cresciuti con le settimane impegnate. Avevo più impegni a 11 anni che oggi. Lunedì basket, martedì tennis a scuola, mercoledì basket e catechismo, giovedì scacchi perché fa diventare più intelligenti, venerdì basket, sabato la partita di basket, domenica la messa, ma sono diventato ateo precocemente, andavo a scuola dalle suore, non poteva che finire così. Tennis abbandonato, molto più noioso della messa e del catechismo se possibile. Basket abbandonato per la responsabilità di cui mi sovraccaricava il coach, per lui era un piccolo fuoriclasse che doveva guidare il gioco come un playmaker dell'NBA. Oppure per chi non conoscesse il basket come Troy Bolton in High School Musical.
E niente, la mia comicità non è divertente, non è italiana, non è inglese, non è niente. Vomito parole a causa dell'ebbrezza di disagio che provo nei miei confronti da tutta la vita. Io mi boicotto in continuazione e quindi ogni tentativo di azione è corrotta dal pensiero, un po' come l'Amleto. Infatti secondo me andrà a finire un po' male per me. Cioè io sarò responsabile della morte di mia madre, di mio zio, di due miei amici random, del padre e del fratello della mia fidanzata che morirà annegata in un fiume solo dopo che le avrò causato però un esaurimento nervoso, e poi morirò davanti al mio migliore amico che voleva solo farsi una scopata con me, ma io ero troppo preso dal fantasma del papi per accorgermene. Penso che andrà a finire così. Il fatto è che mi ritrovo ad un punto zero, non per cronologia, ma per mancanza di direzionalità. Io non riesco ad andare né avanti né indietro. Niente, non so piangere per finta, questa è un'altra cosa che non so fare. Sono un attore con un'emotività plasmabile quanto un pezzo di catrame fredda. Anche la mia faccia è poco elastica, non racconta niente. Anzi, spesso mi dicono che sembro o un affiliato dell'Andrangheta, mannaggia la miseria, compà, oppure un membro dell'ISIS. In pratica il mio appeal rientra in un range tra il mafioso e il terrorista. Questo è un po' un problema per tutti i miei rapporti personali. Non ispiro molta fiducia, la gente tende a stare un po' a distanza. A stazione Tiburtina i carabinieri mi fermano spessissimo. Vi sto annoiando, vero? Sì. Sì, lo faccio, è una cosa tipica mia che faccio. Ho cercato di cambiare, eh? Sono andato su WikiHow e ho cercato come essere una persona attraente e carismatica. Ho preso appunti, ho seguito un tutorial, andavo in giro con i miei appunti, però come potete vedere, niente, nessun risultato. Il mio vero dramma è l'assenza di dramma, perché ogni emozione forte che arriva, wow, schivata. Io lo so che dovrei amarmi di più, coccolarmi di più, andare a fare un corso di yoga, un massaggio con le pietre bollenti, andare in India finalmente per ritrovare me stesso. Ma sono povero, perché stare bene oggi costa così tanto? E arriviamo alla fine, all'ultimissima domanda. A che cosa servo io? Io a volte avrei preferito essere stato soppresso. Come si fa con i mici in campagna che quando ce ne sono troppi e non servono, subito dopo la nascita, quando ancora hanno un istinto maldestro, vengono schiacciati con dei massi. La mamma gatta piange per un po', poi elabora il lutto e dopo un po' sembra dimenticarsene. Ecco, io mi auguro solo che sia facile dimenticare. Lo spero soprattutto per me. E niente, volo in orbita per fare casino. Qui usciamo! Sì, usciamo. Dai, vatti a vestire. Ma dove andiamo? A fare che con chi, perché? Ma ce ne andiamo a divertire. A te vuoi fare la balloria? Sì. Io no. E non mi va. Come no? Anzi, sai che è? Stati alla casa. Stati alla casa. Un bel filmetto, pisalina e Kinder Fetta a letto. Sto cercando una stanza per dormire, per starci di notte oppure per riposare se torno a casa prima di sera. Una stanza dove potermi fare la doccia, dove poter fare colazione senza dover sempre comprare il cappuccino al bar. Mi sono iscritta per questo a tutte le piattaforme per la ricerca di una casa. Idealista, Immobiliare, Easy Stanza, Rungo, Spota Home. Non mi servono a niente, perché non capiscono niente di quello che io vorrei. Io vorrei vivere in una stanza dove entri il sole. Vorrei vivere in una stanza che non sia troppo calda o troppo fredda. Una stanza dove le pareti sembrino solide, ma non sottoterra. Non sottoterra. Sto cercando una stanza che sembri casa.
Sto cercando una stanza dove potrei appendere alle pareti delle cose mie, ma anche che potrei lasciare libera e sgombra, perché so che cosa significhi riempire una stanza e poi piangere per svuotarla. Sto cercando disperatamente una stanza dove poter fare l'amore, dove poter ballare, dove poter fare yoga. Una stanza che valga quello che costi, ma che non costi troppo, eh? È possibile che per vivere in certi postacci uno debba pagare? Anche la mia macchina è diventata una specie di casa, anzi no, una specie di stanza in realtà, date le dimensioni, che comunque non è mia, è di mia nonna. Una stanza in movimento dove porto ogni giorno tutto il necessario per vivere un'intera giornata in giro per le strade della città. Io, c'è stato un periodo quando ero piccola che mia madre teneva sempre dentro la macchina delle posate di plastica e una tovaglia, perché spesso capitava che dovessimo mangiare al volo così e non potevamo rischiare di sporcare. A volte le persone fortunate non sanno di esserlo. E non è una colpa, e non è una colpa, non è una colpa essere fortunati. Io però credo sia una colpa non sapere di esserlo. Ecco, io sono fortunata. Io sono fortunata, però non ho ancora una stanza. Ecco, passo troppo tempo a pensarla, a immaginarla, per averla, per vederla. Allora credo che forse la mia stanza è più una specie di sogno, è più un luogo del mondo o dello spazio. Una collocazione mentale, spirituale, un luogo di me stessa in cui fondamentalmente ancora io non sono. Se chiudo gli occhi, ovunque io sia, mi ritrovo nell'unico luogo in cui sto in pace insieme a tutto quello che ho di importante, a parte me stessa, i miei ricordi. Quando chiudo gli occhi e immagino una stanza bianca, immediatamente mi vengono in mente quelle odiose, accecanti luci al neon. I miei occhi sono molto sensibili alla luce. Bene, la mia stanza sarà illuminata, ma non bianca. Subito penso a quelle lucine di Natale di Ikea che mi avevano regalato una volta. Costavano soltanto 3 euro, ma sono state il regalo più bello e apprezzato che mi abbiano mai fatto in tutta la mia vita. Le luci della mia vecchia stanza mi facevano male agli occhi, mi rendevano gialla, sembravo morta. Invece quelle lucine piccole piccole che avevo attorcigliato intorno a tutti i mobili della mia stanza mi scaldavano. Bene, la mia stanza sarà illuminata da queste lucine di Natale di Ikea che disegnano forme. Nella mia stanza ci sarà anche un panino, ma non un panino qualsiasi, un panino tonno maionese e pomodoro, ma non un panino tonno maionese e pomodoro qualsiasi. L'ho sognato per 3 anni quel panino, a volte mangiavo soltanto quel panino per tutto il giorno. E poi era stellato quel panino e costava soltanto 6 euro, era eccezionale perché era molto grande e gli ingredienti erano stellati. Il pane casereccio era fatto da loro, i pomodori erano tagliati bene, la maionese era fatta in casa e i filetti di tonno erano artigianali. Era un miracolo quel panino dopo 4 ore di lezione. Poi era racchiuso in una specie di scrigno, una bella scatolina di cartoncino bianco. Ecco, io quel panino lo vorrò nella mia stanza, anche se adesso ne costa 8 di euro e non è per niente più così buono, almeno così mi dicono, perché io il tonno e la maionese non li mangerei più. Ma è più per quello che rappresenta che ce lo vorrei, credo pace, credo che rappresenti pace per me, credo... Sollievo. Meglio. A volte mi capita di sorprendermi di esistere. E questa cosa mi capita in maniera lampante quando qualcuno mi chiama per nome. Non siamo più molto abituati a farci chiamare per nome. Almeno credo, almeno io. E così ero nella piscina condominiale d'estate ad agosto, avevo forse 5 anni, e sedevo sul bordo di pietra calda della piscina. E avevo le gambe a penzoloni nell'acqua. Mi sono sentita chiamare. Ho realizzato per la prima volta di essere io quando ero in mezzo al rumore, agli schiamazzi. Ero in quella solitudine. Ho realizzato per la prima volta di essere io quando ero distratta da tutt'altro, ma mi trovavo nel mezzo di qualcosa di pienissimo, di rumorosissimo, di piacevolmente caldo e piacevolmente fresco. Ho guardato in alto. Mi sono fatta accecare dal sole, ho visto bianco, poi nero, poi stelline bianche. Nella mia nuova stanza ci sarà un sottile vociare, amorevole e indistinto, che si confonde con un suono di acqua in movimento, forse le onde calme del mare quando è inverno e c'è il sole. Quando mi manca un po' il fiato, perché sono stanca perché è tutto il giorno che sono fuori di casa, io mi immagino di non esistere. Mi immagino di essere nella stanza che ho costruito dove il soffitto è aperto e si sente il rumore delle foglie di un albero giallo. Le lucine di Natale di Ikea mi scaldano gli occhi e accanto a me c'è il ricordo di quel panino col tonno e di te che me lo portavi. Che sollievo ricordarsi di essere stati amati.
Ti ricordi come ero prima? C'è sempre un prima e un dopo nella vita. E io me li ricordo tutti, di tutti i momenti della mia vita. Mi ricordo le persone vividamente. Mi ricordo le parole e le sensazioni. Però si sa che la memoria inganna. Nell'unica città in cui ho vissuto per tutta la mia vita, ogni luogo mi ricorda qualcuno o qualcosa. È come vivere una specie di incubo. Un incubo dolcissimo. Ti ricordi come ero prima? Pom 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 just as long as you stand stand by me pom 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 oh darling darling stand by me oh stand by me oh stand pom 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 stand by me pom 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 stand by me pom pom pom. L'Italia è il 18° paese più ignorante del mondo. L'Italia è il paese più ignorante d'Europa. L'Italia è al 41° posto secondo l'indice della libertà di stampa. 7 posti sotto il Burkina Faso, 4 posti sotto il Trinidad e Tobago. Dio ci assista quando ci facciamo ancora domande. Dio ci assista in questa interna combustione spontanea. Dio ci assista quando stiamo zitti e buoni a guardare. Dio ci assista quando c'è gente che impazzisce in silenzio. Il dolore sordomuto è la vera resistenza, ma io, qui, così, in questo luogo, per almeno una volta, mi riservo il diritto di dire... Cammino distratto, dove te ne vai? Fondare la prima colonia umana su Marte. L'Italia è il 18° paese più ignorante del mondo. 7 mesi di viaggio. Mi perdo e non rincorro la felicità. Selezione, addestramento, viaggio, insediamento. L'Italia è il paese più ignorante d'Europa. 7 mesi senza fare la doccia. Bel tempo è quello che volevi, ma... È una missione senza ritorno. L'Italia è al 41° posto secondo l'indice della libertà di stampa. 7 mesi di cibo liofilizzato. Proprio il sole non è sempre adulti, una favola. Sani, robusti e forti. 7 posti sotto il Burkina Faso, 4 posti sotto il Trinidad e Tobago. 7 mesi di viaggio. Aspetti tutto il giorno. Psicologicamente ed emotivamente stabili e pazienti. Dio ci assista. Aspetti quando ci facciamo ancora domande. Fondare la prima colonia umana su Marte. Dio ci assista in questa interna questione spontanea di cibo. È una missione senza ritorno. Adulti sani, robusti e forti. Dio ci assista in questa interna questione spontanea. 7 mesi senza fare la prima colonia umana su Marte. Dio ci assista quando stiamo zitti e buoni a guardare. Viaggio, insediamento.
è una sette mesi di viaggio. Dio ci assista quando c'è gente che impazzisce in silenzio. Psicologicamente ed emotivamente stabile e paziente. Dio ci assista in questa interna spirituale. La prima colonia umana su Marte. Sette mesi di viaggio. Selezione e addestramento viaggio insegnamento. Dio ci assista quando ci facciamo una prova. Dicevo Dio, Dio ci assista quando stiamo zitti e buoni a guardare. Sette mesi di viaggio. La prima colonia umana. Sette mesi senza fare la rosa. È la vera resistenza. Sette mesi di giorno. C'è un preciso momento la mattina in cui hai appena aperto gli occhi e fissi il soffitto a un angolo della stanza in attesa di trovare la forza di alzarti dal letto. Magari è inverno, la stanza è ancora un po' fredda e tu stai lì, avvolto nel tuo piumone come il bozzolo di una farfalla. Il calore, l'odore delle coperte, i sudori, gli umori della notte, la penombra delle tapparelle ancora abbassate ti fanno stare come in uno stato di semiveglia. Non hai ancora del tutto ripreso conoscenza, sei ancora incapace di muoverti e stai lì, fissi il soffitto. E all'improvviso hai la sensazione che quel momento potrebbe durare in eterno, che il tempo e lo spazio potrebbero dilatarsi, espandersi all'infinito e lasciarti sospeso in quell'istante per sempre. Ti volti e accanto a te c'è qualcuno.
Io so che è un po' creepy da dire, però mi piace guardare la gente mentre dorme. Il mio cellulare è pieno di foto dei miei ex che mi dormono di fianco. Il fatto è che in quel momento è come se li avessi in pugno. Li possiedo, sono miei. Potrei fare qualsiasi cosa. Potrei prendere un cuscino e soffocarli. Andare in cucina, prendere uno di quei grossi coltelli e piantarglielo nel petto. Potrei lasciarli, andarmene per sempre. Loro non potrebbero reagire, non potrebbero cercare di fermarmi. Vulnerabili. Eppure più li guardo e più mi sembrano degli estranei. Mondi a sé, lontani anni e anni luce da me. Come le rette parallele che ci insegnavano a scuola. Due rette che non si incontrano mai, neanche all'infinito. La tragicità della geometria. Chi è questa persona? Questa persona che mi dorme di fianco, con cui ho fatto l'amore, la conosco? La conosco veramente? L'eccessiva vicinanza dei nostri corpi, la promiscuità del nostro respiro, dei nostri liquidi corporei, ad un tratto mi sembra una cosa assurda, innaturale. Allora in quel letto, in quella stanza, io sono sola. Quel letto e quella stanza sono già il mio pianeta rosso, il mio corpo celeste, lontano anni e anni luce da tutto e da tutti, che va sempre più alla deriva e nella sua orbita non incontra mai niente e mai nessuno. Questo sarà il mio ultimo ricordo sulla Terra, il mio ultimo risveglio accanto a te. Io che vado via di soppiatto in silenzio per non svegliarti, ti lancio un'ultima occhiata dalla porta. L'ultima cosa che sento è il rumore del tuo respiro. Tranquillo. Ti mancherò quando non ci sarò più. Guarderai in alto verso il cielo e mi penserai? Quando smetterai di farlo? Quando smetterai di passare davanti a quella panchina e di pensare che quel giorno eravamo insieme? Quando, passando davanti a quella casa di mattoni grigi, smetterai di credere che era il nostro rifugio? La mia immagine sarà sempre più sbiadita, come l'insegna di quel bar davanti al mare. La marea, la pioggia, il vento l'avevano completamente cancellata, come la vera storia della sirenetta, che viene trasformata in spuma di mare e viene portata via dal vento. Il principe si dimentica per sempre di lei e si sposa con un'altra principessa. Tu mi mancherai. Mi mancherà vedere i miei nipoti, i figli di mia sorella, viziarli. Ho sempre pensato che sarei stata una di quelle zie che fanno fare ai nipoti tutto quello che la madre gli impedisce di fare. Dalla prima sigaretta, la prima canna, il primo discorso sul sesso. Zia Ilaria, che cos'è la sborra? Sì, zia Ilaria, non suona male. A sentirla raccontare così mi sembra la vita di qualcun altro, di sentire la vita di un'altra persona. Forse non sono già più io. Spero di non soffrire troppo la mia compagnia. Ciao mamma, come stai? Mi manchi tanto. Ti lascio questo messaggio per dirti che qui è bellissimo. Le persone sono meravigliose, il posto è meraviglioso. Sembra un po' il Messico come lo raccontava nonna, quello degli anni 60, dove sono tutti gentili, prima che arrivasse la criminalità e il narcotraffico. E niente, spero che tu stia bene. Io sto bene. Salutami papà, ovviamente, e digli che gli voglio bene. Immagino la sua faccia dopo questa dichiarazione d'affetto. Mi piacciono i nostri scambi. Mi piace che stiamo imparando a conoscerci piano piano. Anche se una persona alla fine non la si conosce mai veramente, no? Però tu sei la mia mamma. Anche se nonna diceva che in ospedale, nella culla, mi avevate scambiato con il figlio della zingara. Magari aveva ragione. Ci abbiamo messo così tanto per capirci. Dovresti vedere il paesaggio che ho davanti adesso. È bellissimo. Una volta mi hanno raccontato che a Rio, quando sali su in cima alla montagna e guardi giù, il paesaggio è talmente bello che non puoi dubitare dell'esistenza di Dio. Poi ti volti dietro e c'è la statua del Cristo Redentore con le braccia aperte, che un po' ti mostra la sua opera, un po' ti abbraccia. Magari dopo la pensione potresti andare a vivere lì, con papà. Il gatto! Mandami le foto del gatto, per favore. Però non farle mosse, fatti aiutare da papà, che lui sa come si fa. E niente,
Mi manchi tanto. Questo viaggio mi ricorda un po' le vacanze quando ero bambino. Sto diventando come te, mamma. Spero ti faccia piacere sentirlo. A me fa piacere dirtelo. Va bene. Ci sentiamo presto. Ti voglio bene. Ciao. Ho sognato un labirinto. Un labirinto nero e buio. Un labirinto con muri alti e definiti, un labirinto umido ma pieno di cose ingombranti, di voci, di suoni distorti del passato, pieno di tutto quello di cui ti vuoi liberare, di tutto quello che ho dimenticato, ignorato forse, che si confonde con ciò che non vuoi né sentire né vedere, foto, persone, oggetti, pieno di tutte le cose che avevo da bambino che avrei dovuto buttare via. Questo labirinto nella mia testa è come una cantina dove ho conservato tutti i miei compleanni passati che lì continuano a ripetersi anno dopo anno. Ho festeggiato il tempo che non mi aspetta e il tempo ora si sta spegnendo. Per il mio ultimo compleanno una persona che amavo mi aveva regalato un dinosauro gonfiabile verde. L'avevo messo in cantina. Quando quella persona se n'è andata, sono sceso lì sotto con un coltello e con tutta la calma del mondo, con tutto il dolore del mondo, l'ho bucato e l'ho sgonfiato. E con lo stesso dolore metodico, con la stessa calma violenta, ho eliminato tutte le nostre foto e così ho fatto con tutti i ricordi dei miei compagni di classe delle elementari, delle medie, del liceo. Li ho trasferiti in una stanza che non esiste. Una stanza nera e buia, il labirinto. Delle volte in quella stanza quel dinosauro gonfiabile mi fissa ancora, davanti a tutto il resto, è il guardiano del labirinto. Ma io sono qui, pronto a sgonfiarlo di nuovo. Delle volte ho paura di piombare giù, di rimanere chiuso in quel labirinto senza una chiave, senza una via d'uscita, di esserne risucchiato come da un buco nero. Allora mi chiedo chi sono. Se sono davvero io l'amministratore della mia memoria e ricomincio a fatica a pensare chi sono, che cos'è il nome che porto? Di solito il tuo nome per intero lo pronunciano quando fanno l'appello, quando ti fanno il funerale, come se un nome fosse una tomba. In entrambi i casi non puoi rischiare di fare tardi. Quando eravamo piccoli, io e mio fratello facevamo un gioco. Andavamo nei corridoi di quella cantina sotto casa. In quei corridoi potevamo correre liberi perché erano lunghi e non ci andava quasi mai nessuno. Erano come dei labirinti e ci si poteva nascondere. All'inizio di ogni corridoio c'era un interruttore per accendere una luce che li illuminava tutti. Io ero abbastanza alto da raggiungere l'interruttore, mio fratello no. Adesso mio fratello, che è più piccolo di me, è alto il doppio di me. Il gioco era che lui doveva scappare e io lo dovevo inseguire facendo il mostro. In quei corridoi, che diventavano bui, ci divertivamo un sacco. Appena la luce automatica si spegneva, mio fratello si metteva paura, smetteva di scappare e mi rincorreva per abbracciarmi. Io continuavo a ringhiare come se fossi davvero il mostro, ma lui non aveva più paura di me, perché a quel punto temeva di più il buio e di rimanere lì solo. Allora io cercavo anche di non farmi trovare delle volte, ma delle volte mi perdevo anche io. Poi quando arrivava nostro padre a chiamarci o magari entrava un vicino e accendevano la luce, ci trovavano lì, così, a fare qualcosa che non capivano bene. Ma noi ci divertivamo un sacco. Adesso quella casa è vuota, mio padre e mio fratello vivono dall'altra parte del mondo e quella maledetta luce, ogni volta che devo andare a sistemare delle cose in cantina, si spegne sempre troppo presto e mi sembra di sentire mio fratello che corre da me impaurito. Ma noi ci divertivamo un sacco e mi sembra di risentirlo in quei corridoi. Ho pensato spesso alla morte o alle morti possibili, ma alla fine mi sembrano tutte banali. Anche come muori mi sembra un test. Magari un video da mettere su TikTok o su Instagram. Magari tra poco uscirà un bando che premierà chi si suicida nel modo più divertente o chi prende più like. Non so come lo premieranno se è morto, magari la sua famiglia o qualcuno di caro. Il tempo è limitato e non so se adesso ho qualcosa che vale la pena dire. Forse vincerà il non detto e rimarrà nell'inferno dei miei pensieri. Il tempo è limitato, sì, potremmo non esserci domani. Di solito per i compiti in classe del liceo ti davano 2 ore. Per 2 anni ho lasciato i compiti in classe in bianco.
Il tempo limitato per fare qualsiasi cosa. All'esame di maturità sono riuscito comunque a farmi promuovere, avevo tutti i libri incelofanati. In Nord Corea c'è un solo esame che puoi fare a 20 anni e quell'esame stabilisce se sarai un lavoratore dell'umile manovalanza o un medico, un avvocato o qualcuno tra quelli di successo. Un solo esame per tutta la vita che stabilisce chi sei. Io ho anche paura di volare e appena l'aereo sta per decollare mi pento di tutte le bestemmie che ho detto nella mia vita e non appena c'è un sobbalzo di turbolenza puntualmente me ne scappa un'altra. Quando l'aereo trema guardo le facce delle hostess per vedere se tengono il loro solito sorriso professionale impassibile e fin quando la loro espressione non cambia mi dico che non c'è niente di cui aver paura. Una volta un uomo che si faceva chiamare papà mi ha messo in punizione per aver tirato i capelli alla mia babysitter e averla fatta piangere, aver martoriato degli animali in un secchio con degli strumenti per ore, aver lanciato una cintura di ferro in faccia alla mia babysitter e poi mi ha detto: tu lo sai che è il karma prima o poi arriva, magari non domani ma magari dopodomani o magari tra anni, e il karma andò coglie coglie, quindi devi essermi grato quando ti punisco, perché adesso è meglio se ci pensa papà tuo al karma tuo. E poi mi ha detto: io devo essere duro con te, perché per me sarebbe troppo facile essere tenero, visto che già ci vediamo poco e in questo poco tempo io ti devo insegnare, ma il nostro destino sarà quello di arrivare alle stelle e di non avere più paura di niente. Forse avrei potuto sforzarmi di dare quell'abbraccio quando ci salutavamo, di farlo durare un po' di più, anche con quella sensazione di imbarazzo, anche solo per far contento lui più che me. Avrei potuto nascondermi meno nella probabilità che tanto un giorno sarei tornato, perché non è garantito. Avrei potuto far pesare di meno il presente, il passato, rinunciare a stare sempre in guerra col mondo, rinunciare alla guerra del silenzio. Penso alle persone che ho amato, ai posti dove sono stato con loro, penso che vorrei fermarle, fermarmi, tornare indietro. Ma forse questo è già il pensiero di un fantasma, perché io ho già creduto di sparire. Se ora penso alla fine, nella mia testa vedo del fumo colorato che esce da alberi neri. Poi viene fuori un gruppo di bambini soldato thailandesi, sono stati nascosti finora negli alberi neri a sparare. Davanti a loro c'è uno spilungone, è il mio amico Sergei, che è una branda, e urla: la guerra è finita! Poi parte una musica folcloristica delle campagne thailandesi, c'è una grande festa e i bambini soldato urlano di gioia come per andare all'arrembaggio, si fiondano nel fumo colorato e sparano tutte le loro ultime munizioni in cielo. Poi dagli alberi neri piano piano escono fuori tutte le persone che ho incontrato, tutti quelli che ho conosciuto, tutti quelli che ho perso, tutti quelli che ho odiato, tutti quelli che ho amato, e sparano tutte le loro ultime munizioni in cielo e Sergei urla: la guerra è finita! La guerra è finita! Ci sono certe bellissime giornate di sole in autunno. In autunno, quasi in inverno. E sono così belle che le puoi passare da solo. A zonzo, direbbe mia nonna. Gli alberi producono tappeti di foglie gialle e arancioni intorno alle panchine o alle ruote delle macchine. Un infelice incontro di opposti, quello fra le foglie e gli pneumatici, no? Indossi un grosso cappotto vecchio, ma è meglio perché le cose di altri tempi hanno una fattura migliore, anche questo lo dice sempre mia nonna. Indossi una grande sciarpa intorno al collo e dei guanti che non ti permettono di usare il touchscreen del cellulare. Un buon motivo per non farlo, no? Usare il cellulare se c'è il sole è meglio di no. Sei imbacuccata, anche questo lo dice sempre mia nonna, e non riesci a muovere bene le braccia o la testa, sei avvolta. Nella giornata di oggi penso tanto a lei, a mia nonna. Ascoltare la musica dalle cuffiette è la compagnia di cui io ho bisogno e così mi sento ovunque. Ma poi succede che la musica diventa soltanto un ronzio e le orecchie chiedono pace. Le orecchie chiedono di ascoltare il rumore di tutta la vita intorno, che comunque le fa fischiare. Però almeno non è colpa mia. Una canzone che ho ascoltato alla radio questa mattina quando arrivavo in centro in macchina è una canzone di un po' di tempo fa. Credo degli anni 90, si chiama Everybody's Changing e stando alla traduzione che ho trovato su internet dice: sto tentando di agire in modo da rimanere in gioco, cerco di restare sveglio, di ricordare il mio nome, ma tutti stanno cambiando e io mi sento diverso.
Mi fa stare bene e sorridere ogni volta che ascolto casualmente una canzone alla radio che sembra entrare nella mia testa. Un sacco di cose sembrano entrare nella mia testa per ferirmi o per farmi sentire troppo evanescente o troppo pesante. In queste certe bellissime giornate di sole d'autunno per me è più facile non sentirmi all'altezza. È una bellezza che mi ferisce, mi perdo. Mi sveglio ogni mattina in un posto diverso e non so perché. Però poi alla fine questa cosa assurda mi fa sorridere, mi fa stare bene perché è questo quello di cui ho bisogno, essere diversa, essere persa. Everybody's changing and I don't feel the same. Sono io che cambio il mondo o è il mondo che cambia me? È fine ottobre e tutto è chiuso e ostruito, nulla fila davvero liscio. Sono andata a pranzo a casa di mia nonna, nel suo appartamento in Prati. È bello vivere dove vive lei. Vivere in Prati credo voglia dire vivere in un'isola bella dove i rumori sono tantissimi ma attutiti da vari comfort. Ci sono le piste ciclabili, ci sono dei bei bar, anzi delle belle caffetterie. Ci sono tanti cinema, piazza Cavour con i giardini ordinati, non calpestare il prato. Potremmo dire che a Prati ci sarebbero davvero troppi rumori se solo gli inquilini non avessero i soldi per pagarsi i doppi vetri alle finestre insonorizzate e i pavimenti riscaldati. I pavimenti riscaldati non c'entrano niente, lo so, però io volevo dirlo comunque perché è il sogno di mia madre averli. Io credo che sono così arrabbiata con mia madre e con i miei genitori perché vorrei poter fare qualcosa per loro ma non ci riesco. Se mi sveglio ogni mattina in un posto diverso, io penso che la mia missione sin dal principio sia quella di rimettermi nelle condizioni di cambiare contando di cavarmela in un modo o nell'altro. Da un po' di tempo io non riesco a fare a meno di pensare ad una teoria che sto mettendo a punto. La strategia dell'apocalisse. Ogni mattina mi sveglio e penso a qualcosa che vorrei, che posso fare subito, nell'immediato, compatibilmente con tutte le mie possibilità o con tutte le mie impossibilità. E allora la faccio e aspetto. Aspetto che arrivi l'assurdo nella mia vita. Perché se è la fine del mondo, se finisce tutto adesso o fra poche ore, io voglio che sia grottesco e assurdo. La persona che era con me questa mattina, quando mi sono svegliata in un altro posto ancora, lontano da casa, la persona che era con me mi ha detto: per essere liberi veramente bisogna poter avere o tutte le possibilità o nessuna. L'apocalisse alla fine non è così lontana. In questa giornata di cielo blu, freddo pungente e foglie secche dai colori caldi, tu non potresti credere che in questo mondo piove sempre di più o sempre di meno e che andiamo in giro mascherati, come direbbe mia nonna. Questa apocalisse che mi rincorre mi fa male. Voglio essere io a rincorrere lei e a tirare fuori da questa mia vita solo l'assurdo. Quando io vado a zonzo, con o senza il rumore nelle orecchie, io mi esercito a pensare che cosa succederebbe se qualcuno per caso sapesse della mia morte. Chi piangerebbe? Chi rimarrebbe esterrefatto? Chi, rimanendo impassibile, direbbe cavolo e poi riprenderebbe la sua attività? La cosa più assurda è che anche io mi alleno a questo esercizio e a volte penso che cosa succederebbe se per caso adesso sapessi che è morto C. La cosa più assurda è che probabilmente la mia reazione sarebbe più plausibilmente la terza, quella del cavolo. Io credo che sono così arrabbiata con mio padre, con i miei genitori, perché vorrei poter fare qualcosa per qualcuno ma non ci riesco. Io vorrei potermi disperare per le cose per cui ci sarebbe davvero bisogno e non per tutte le altre per cui io mi dispero. Io mi dispero per le giornate di sole in autunno mentre fuori l'apocalisse è così vicina e minacciosa. Io mi dispero mentre conto il tempo di fronte a questa fine imminente e cerco di tirare fuori da questa mia vita solo l'assurdo. Mia nonna ha cucinato qualcosa per me. Pomodori con riso, patate al forno e peperoni. Io non mangio più la carne e da quando l'ha scoperto mia nonna dice sempre: e magari adesso diventi pure lesbica. Eh già, abbiamo mangiato bene, abbiamo parlato poco del cibo, che bello, l'ho ringraziata per il pranzo e poi ci siamo sedute sulle due poltroncioni a dondolo che sono nell'antisalotto. Non nel salotto non ci si va. Mia nonna dice sempre che la morte non la spaventa perché sa che quando morirà andrà in paradiso dove sicuramente è mio nonno. Lo rivedrà e sarà felice. Io non voglio vedere nessuno in paradiso, o all'inferno, o al purgatorio. Se muoio, muoio, e non ho più bisogno di nessuno, e non me lo ricordo l'amore. E l'assurdo amore che mi è stato insegnato e poi recriminato. Perché non mi abbracci? Perché sei così dura con me? Non lo so, mamma, non sto bene. Lo sai quanto è strano vivere oggi? Il palazzaccio è imponente, io non dimenticherò mai che in gita scolastica in terza media ci dissero che era previsto un quarto piano, ma poi non lo realizzarono. Non lo realizzarono perché era troppo pesante.
Era troppo pesante il peso di quell'edificio al suolo, di quell'edificio della giustizia. Cammino. Cammino, il sole non è più così alto come quando ascoltavo la radio in macchina, come quando vedevo i raggi del sole passare dalla finestra di casa di mia nonna. I giardini puliti e ordinati di Piazza Cavour, non calpestare il prato. Ho ancora per un poco 23 anni. Sono. Esisto. Ancora per un poco. Nonna, se ci credi, mi abbracci in paradiso. Mi domando chi piangerà. Chi rimarrà esterrefatto, chi dirà, cavolo, sono io che rincorro l'apocalisse. Domani mattina mi sveglio in un posto diverso. Pensa se le foglie secche della banchina attutiscono la caduta. Assurdo. Non calpestare il prato. Se sei contrario, avvisa il tuo vicino. Mi mancano le parole perché sai, sono un cretino, ma non sono abituato, piango tutto il giorno. Ed è tutta la notte che penso che dovrei partire. È tutta la notte che penso che avete fatto male a non capire che io sono il genio dell'orbita reale e mi chiamano da lontano solamente per fallire. E mi dici se fossi principe sarebbe tutto normale, ma io torno in orbita per fare casino. Io torno in orbita per fare casino. Ritorno a casa perché ho voglia di vino. No, non sono alcolizzato, studio tutto il giorno. Il futuro mi minaccia, ma io corro per primo. E mi dispiace davvero se non ti sto vicino. Ma è tutto il giorno che dici che dovrei sparire. È tutto il giorno che dici che sono buona a nulla, solo a dormire. Ma io sono il genio dell'orbita reale e mi chiamano da lontano solamente per fallire. E mi dici se fossi principe sarebbe tutto normale, ma io torno in orbita per fare casino. Io volo in orbita per fare casino. Oh, oh, oh.